Ciao Goccia, rieccoci da The Box. Oggi si va a parlare di Reality Shift, gioco dell'Apollo Games di Matt Hanson per 2-5 giocatori, dove ci riporta un po' nel mondo di Tron, dove abbiamo queste speed bike, dobbiamo muoverci in questi tracciati e andremo a stravolgere un po' il campo dove ci muoviamo. Ma andiamo a vedere come funziona. Per quanto riguarda il setup, ora, a cose normali non c'è il tabellone perché questa è la versione deluxe. Comunque sia, andiamo a prendere il cubo con il colore verde, che è il punto di partenza, che è questo segnalino verde, come si vede benissimo qua, su tutti i lati. Lo prendiamo e lo mettiamo dal lato bianco. Prendiamo quello di arrivo, che è questo rosso, che non c'è in tutti i lati, c'è solamente in uno solo, e lo mettiamo nell'angolo opposto. Poi dobbiamo mettere tre cubi in diagonale che abbiano la faccia bianca e poi gli altri restanti che abbiano tutti quanti un lato di colore diverso, che è stato blu, giallo, rosso e verde. Nel caso in cui qualcuno abbia problemi con i colori, hanno ben pensato di metterci una simpatica e affabile iconcina qua nell'angolo a stare a indicare come sono tutti i colori, rosso in questo modo, eccetera eccetera. Una volta che abbiamo piazzato questi cubi, ogni giocatore sceglie il colore della propria moto, riceverà la carta che indica che cosa si può fare durante il turno e anche come si possono ruotare i cubi. Ebbene sì, vediamo se ok, è un po' timido per zoomare, ma comunque sia sì, come si vanno a ruotare i cubi, la moto, la motina piccolina, perché è molto piccolina, la motina, e tre carte pescate dal mazzo azione che abbiamo mescolato precedentemente. Ci teniamo il dadino a portata di mano e si può iniziare a giocare. Durante il proprio turno un giocatore andrà a seguire due passi. Per prima cosa tirerà il dado di velocità, in base, e questi saranno i punti di movimento che avrà da spendere obbligatoriamente durante il turno. Poi dopo vorrà fare qualsiasi delle seguenti azioni che vado a dire, non obbligatoriamente, ma le vorrà risolvere in qualsiasi ordine preferisce. Che saranno giocare una carta dalla mano. Le carte che abbiamo in mano stanno a indicare la velocità, eventualmente come possiamo ruotare il cubo e di quanto. Saranno 90 gradi, 180 gradi. Quindi io posso giocare questa carta per muovere la mia moto di questi spazi. Se la mia moto non è in gioco, la faccio partire da un punto di partenza, che non deve essere per forza questo qua in alto, può essere anche questo laterale, perché come vedete le moto sono calamitate. La posso far partire anche da questo punto qua. Poi gioco la carta per aggiungere movimento, posso scegliere se prima usare la carta o usare il dado. Tre punti di movimento, devo muovere la mia moto, facciamola partire da qua, in linea retta, quindi guardando dov'è la faccettina, in questo caso sta puntando di qua, e lo scopo del gioco ovviamente sarà quello di arrivare all'arrivo, mi muoverò di tre spazi, 1, 2, 3, e deve andare per forza di cose lungo la linea. Poi in caso di incrocio, se sarà 1 o 2, posso decidere di girare e andare dall'altra parte, ma solamente se c'è un incrocio, altrimenti no, devo per forza di cose andare dritto. Quindi con un incrocio a T posso andare in questo modo destra-sinistra, ma non potrò mai tornare indietro. C'è un modo per tornare indietro: io posso usare la carta, come dicevo, per muovere di altrettanti punti di movimento quanto indicato qua in alto, oppure posso rinunciare al movimento per far ruotare la mia moto di 180 gradi. La carta, una volta giocata, viene scartata. Poi posso continuare a giocare carte per magari attivare quello che c'è sotto, cioè ruotare i cubi, che si chiama appunto questo Reality Shift. Come si ruotano i cubi è abbastanza indicativo. Iniziamo da questo, che dice di spostare un cubo nella sua asse orizzontale. Quindi si muove ortogonalmente il cubo e la sua l'orientamento non cambia, quindi se questo qui lo dovessi spostare, lo sposto così e va qua sopra. Poi con questa vado a fare una
un tilt, quindi lo muovo, prendo un asse, quindi un lato, e lo posso muovere. Quindi posso fare di questo, volendo. Con questa azione vado a ruotare, lo posso fare, la ruoto di 180 gradi, da 90 a 180 gradi, in base a quando è indicato. Quindi in questo caso a 90 gradi posso ruotare il cubo in questo modo. Posso ruotare il cubo sopra, non quello sotto. Deve essere libero per poter essere mosso. E con questo qua semplicemente vado a far ruotare in questo modo il cubo, nella sua asse, in questo modo o in questo modo. Vada se che può essere girato, non deve essere per forza così, ma anche in questo modo. Nel caso in cui, facendo di ciò, come nella carta del tilt, che è questa qui, prendendo l'asse, prendendo quest'asse, io posso prendere quest'asse e fare di questo, ruotare il cubo in questo modo, finché non torno in posizione. Ovviamente posso farlo uscire anche fuori dalla griglia, così. Non posso mai creare una situazione del genere, quindi i cubi dovranno essere sempre collegati. Si potranno ovviamente, giocando carte, anche trovarsi in situazioni del genere. In questa situazione, che è molto simpatica, facciamo conto che la situazione sia la seguente. Se io avessi questa situazione e ho la moto qua, posso anche, e avessi fatto un botto di movimento e giocato carte, posso fare anche 1, 2, 3, 4, 5, ruotare 6, 7, 8, 9, eccetera, eccetera, e salire su. Finché c'è un collegamento tra i cubi adiacenti, come in questo caso il collegamento, io posso sempre muovere la mia moto. Piccolo dettaglio, io non posso mai decidere di muovere il meno. Quindi se dovessi avere un 5 su questo dado e decido di muovere e usare anche la carta, io mi muoverò di 5 totalmente e di 4 totalmente. Se vado a schiantarmi, torniamo un pochino più visibile, se sono in questa situazione e qualcuno mi ha ruotato il cubo e mi vado a schiantare, quindi non c'è una strada che continua, la moto viene rimossa e rientrerà al turno successivo, come abbiamo visto per inizio gioco. Se io ho la mia simpatica moto e qualcuno mi ruota il tubo sopra e me la schiaccia, anche qui la moto viene eliminata. Oppure se io vado a muovermi e c'è qualche simpaticone nel mezzo e mi ci schianto, anche qui la moto viene eliminata. Chi va addosso si elimina, non chi rimane fermo. Una volta giocate le carte, andiamo a riportare la nostra mano a 3 carte. Qualche piccolo dettaglio sul movimento dei cubi. Il cubo che può essere mosso, se io gioco la carta gialla, deve avere sulla faccia alta il colore della carta che ho giocato. Se vado a giocare una carta bianca, perché ci sono anche quelle bianche da qualche parte qua, posso scegliere qualsiasi colore. Se io utilizzo una carta colorata, posso muovere anche i cubi che hanno la faccia bianca. Quindi carta bianca, qualsiasi cubo, carta colorata, i cubi con la faccia bianca in alto. Non posso muovere un cubo, appunto, come dicevo prima, se è sotto, quindi se ha già un altro cubo sopra. Non posso muovere un cubo se è circondato interamente in tutti i suoi 4 lati. Non posso muovere un cubo se c'è sopra una moto del colore di quel cubo. In questo caso, col giallo, io questo cubo non lo posso muovere. Ma però ci posso muovere un cubo sopra per poterla schiacciare. Questo è poco ma sicuro. Se la moto si dovesse trovare sul lato, invece può essere mosso, perché non è sulla parte alta. Nel caso in cui il punto di partenza venga coperto, o anche il punto di arrivo venga coperto, non possono essere utilizzati per materializzarsi. Un'altra cosa che c'è di simpatico in questi bellissimi cubotti sono questi numeri. Abbiamo messo le carte checkpoint là. Ogni cubo, a parte la partenza e l'arrivo, ha un checkpoint, se si degnasse di prendere, numerato. Se io con la moto ci passo sopra, tipo in questo caso è un 6, mi prendo la carta 6 e me la metto davanti. Vuol dire che quando la mia moto verrà distrutta, può apparire o dal verde o dal checkpoint 6. Ogni giocatore può avere solo e solamente un checkpoint davanti. Ma da sé che se io in un turno futuro mi muovo e vado sul 7, posso decidere di prendere il 7 e rimettere a posto il 6 oppure tenermi il 6. E come dicevo, il primo giocatore che riesce ad arrivare sano e salvo, ovviamente qua nel quadratino di arrivo, è il vincitore. Anche qui, come avete visto, il gioco è molto semplice. Ci sono queste due regole, tiro il dado e poi dopo scelgo come utilizzare le mie carte. È tattico, perché il
muoversi lungo i tracciati, trovarsi magari la strada chiusa e avere la carta giusta che ti permette di ruotare il cubo, girarlo e riaprirti la strada per arrivare al traguardo è una bella soddisfazione. Ma da sé che le cattiverie sono sempre dietro alla porta. Giro il cubo, ti schiaccio la moto, oppure mi metto nel mezzo, o faccio in modo di bloccarti il checkpoint in modo che tu non rinasci da lì. Le modi di far cattiveria ce ne sono. E questo modo, soprattutto quando si gioca in 4 giocatori, in 5 se avete la versione deluxe che ha qualche cosina in più, devo vado a dire, allunga un po' i tempi. Quindi per il gioco che dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce e rapida, in molte partite capiterà così, però può capitare che a forza di dispetti dispettini si protragga un pochino più del necessario, o a volte che uno si concentra nel danneggiare un avversario e rimane fregato perché nel mentre qualcun altro è passato e è andato a vincere. Però come gioco rimane veramente molto piacevole. Poi Ganzo sono calamitati, o meglio dentro c'è una placca di metallo con la moto e la calamitina, quindi è Ganzo a vederla arrampicarsi dappertutto. Nella versione deluxe che cosa c'è di più rispetto alle altre versioni? A parte questo tabelloncino comodo, così almeno uno sa dove mettere i cubetti, ma dalla parte di là c'è un tabelloncino dove ci sono proprio i tracciati e l'effetto Pac-Man, quindi per variare ancora di più e renderlo ancora più inaspettato come gioco. Alcune carte che daranno di abilità durante il turno da poter pescare e altri 3 cubotti con portali e cose che fanno girare la moto se ci va addosso, che sono questi 3 cubotti e questi 3 cubotti qua. E questo è qua. E poi c'è da dire una cosa, sì, nel cubo mi hai messo il simbolo che mi indica il colore, però se non me lo metti nella carta a indicare che colore è, direi che insomma non ha poi così tanto effetto. È una cosa fatta a mezzo, se c'è da trovare un bel difetto che non è da poco, voglio dire, metterlo qua non gli costava nulla, però non ce l'hanno messo. Detto questo, vi rimando al prossimo Out of the Box, a tutto quello che concerne la Tana, come sempre, social, forum e quant'altro. E come sempre, se siete in dubbio, sapete come giocare.